Allora, mi svesto per un attimo dei panni di presidente del Cineo Club per intervistare Antonello Carlomagno, uno dei fondatori del Cineo Club Lauria, questa sera in versione, come dire, presentatore di questa serata. Antonello, in tenuta, no? Allora, ti abbiamo sicuramente ripreso all'inizio della serata in cui hai spiegato i motivi di questa festa del Cineo Club. Che cosa rappresenta il Cineo Club per te? Una grandissima passione, un grande giocattolo, che parliamoci seriamente, anche noi cinquantenni abbiamo i nostri bei vizi, i vizi sani, e lo sport sicuramente è una delle attività, credo, più sane che una persona di una certa età possa concedersi, e ti dirò di più, che forse alla nostra età c'è anche la maturità e la possibilità di farlo nel modo migliore, perché in fondo non dobbiamo necessariamente misurarci in forme agonistiche, abbiamo la possibilità di divertirci anche andando all'estero, di viaggiare con la nostra bicicletta, di concederci questo giocattolo, anche costoso per alcuni aspetti. E devo dirti che poi dal punto di vista salutistico e dal punto di vista del benessere fisico, la bicicletta, al di là di tutte le polemiche che circolano in questo momento storico, anche in questo momento purtroppo per noi, perché va a discapito di tutta l'attività, io credo che sia uno dei momenti più belli della nostra vita, e auguro a tutti voi praticanti di trovare sempre il tempo per... Andrello, come ti sei avvicinato a questa pratica? Quali erano, probabilmente vedevi per televisione, i tuoi idoli preferiti? Guarda, io ho cominciato in un modo molto semplice, ho ritrovato in una cantina di mio padre, della casa di mio padre, una bicicletta. Mio padre non voleva, io l'ho presa comunque intorno agli 11-12 anni, ho cominciato a rimetterla a posto, a pedalarci sopra nonostante il loro difficile consenso, finché crescendo ho avuto quei margini di libertà e di autonomia che mi consentivano di andare un po' dove volevo. Poi negli anni chiaramente ci siamo costituiti in gruppo, in società sportiva, abbiamo maturato una notevole esperienza, perché anche la disciplina ciclistica merita una particolare attenzione, non la si può improvvisare, leggendo un minimo, studiando e confrontandosi anche con dei gruppi più evoluti del nostro. Tu sei proprio un cultore della bicicletta, lo sappiamo, e poi ti faremo qualche domanda specifica. E ti ripeto, quindi per me, anche se non ho mai avuto lo stimolo a gareggiare, però mi piace molto frequentare l'ambiente, partecipare alle manifestazioni ciclistiche che oramai si svolgono in tutta Italia, per non dire in tutta Europa, e sono dei momenti veramente esaltanti per chi ama questa disciplina, perché consentono di stare in rapporto con la natura, in rapporto con una variegata società umana, e di incontrare persone meravigliose e di, secondo me, di buoni principi morali, che è importante. Adesso ti faccio la domanda più personalistica e più particolare. Sappiamo che cicloturismo, adesso non facciamo pubblicità perché poi le riviste del settore sono ben poche, però sono riconosciute tutte allo stesso modo come qualità e come valenza, però il cicloturismo, diciamo, è un po' la Bibbia dei praticanti, degli amatori. Tu hai un rapporto particolare con questa rivista, di' la verità. Sì, ma diciamo che questa rivista oramai ha circa 30 anni di credibilità sul territorio nazionale, diciamo che è la rivista per eccellenza. Sì, ma voglio sapere come Antonello Carlomagno è entrato in contatto con il cicloturismo e come mantieni i contatti con il cicloturismo. Ti dirò di più, c'è stato un momento in cui questa testata giornalistica, che raccoglie anche altre riviste di settore come BS, appunto BC Sport, che oramai ha quasi 40 anni di attività, e Mountain Bike, un'altra rivista dedicata al settore specifico, ha cercato sul territorio nazionale dei collaboratori regionali che fungessero in qualche modo da corrispondenti per le varie attività. Io all'epoca avevo un po' di tempo in più, mi sono candidato per la regione Basilicata, ho intrapreso un rapporto anche simpatico e epistolare, ogni tanto mi sono recato nella redazione a Roma avendone la possibilità materiale, e poi questo rapporto è continuato, e ogni tanto capita che i miei articoli, le mie fotografie, i miei suggerimenti vengano pubblicati. Diciamo che, insomma, è un metodo di promozione fortissimo per il Cineo Club Lauria. Un po' tutti i mesi tu cerchi di mandare qualche notizia delle attività e vieni puntualmente pubblicato, sintomo di una fiducia anche nei tuoi riguardi. Sì, di questo chiaramente sono onorato, tant'è vero che anche gli amici di Roma che leggono la stessa rivista mi dicono: ma come mai voi di Lauria siete sempre su questa rivista, siete sempre presenti? Evidentemente abbiamo pure noi qualche colpo, per quanto colpo in canna da sparare. Esatto, per quanto piccoli e modesti, siamo in fondo pochissimi noi praticanti lucani, però rappresentiamo certamente lo zoccolo duro della realtà sportiva in Basilicata, che tra l'altro in questo momento annovera almeno tre bravi professionisti: Domenico Pozzovivo di Policoro, Santoro di Potenza, Antonio Santoro, il nuovo neoprofessionista
passato in forza quest'anno, e Fabian Cancellare, che pur essendo svizzero ce lo sentiamo Lucano nei geni, quindi per noi è un motivo di grande soddisfazione. Andrello, grazie ancora, e buona continuazione sulla serata di questo tavolo quasi storico, questo del Cicco Club, seppure li consideriamo ancora di fatto giovani. Però io vorrei intervistare prima di tutto il nostro amico Lionello da Roma, Lionello Cottica, ci ha fatto questo onore grandissimo questa sera di essere qui con noi. Lionello, cosa ricordi di Cicco Club Lauria? Qual è la tua esperienza e quali sono appunto le tue sensazioni di questa sera? Le mie sensazioni sono intanto una grande emozione di ritrovarmi in mezzo ad amici e a nuovi amici, sempre grazie alla bicicletta. Poi ho Lauria nel cuore e ogni volta che vengo mi riprometto di tornare. Mancavi da un po'? Sì, saranno almeno 4-5 anni che mancavi. Beh, allora non è tantissimo tempo, però forse mancavi da un po' come praticante dell'attività di bicicletta con il Cicco Club Lauria. Sì, certo. Vorrei tentare l'anno venturo di fare questo giro della Basilicata che è in programma, ho sentito. Ti stai La cosa mi stuzzica, cercherò di prepararmi. Ti stai allenando? Come ci si allena a Roma? La realtà è un po' diversa rispetto a quella nostra, lucana, anche a livello di strade, a livello di traffico. Purtroppo sì, è molto pericoloso, ci vuole la passione, solo la passione ti permette di uscire, ma ogni volta che si torna a casa si accende un cero perché veramente è pericoloso, però la passione è tanta e quindi... Non ci pensiamo a questi aspetti, però è chiaro che c'è anche questo purtroppo nella pratica, nella nostra pratica dell'attività che ci unisce. Quindi ti aspettiamo per il Giro di Basilicato 2011? Lo spero proprio. E io me lo auguro, come amico, come nuovo amico, me lo auguro di averti con noi. Grazie ancora per questa stupenda serata. Grazie a te per essere stato con noi. Mario Faracco, dovete sapere che questo signore ha una particolarità. È un cultore di due altre attività oltre la bicicletta. L'astrofilia, la posso chiamare così, e poi quell'arte che ti vedrà fra poco anche protagonista sulla scena, a rubare la scena a Gocce di Luna. Mario Faracco, la sua bicicletta, ma soprattutto la sua enciclopedia. Come nasce la passione per la bicicletta e poi per le altre attività che tu fai? Dunque, io da ragazzo ho praticato l'atletica leggera per molti anni. Però poi con l'avanzare dell'età ho preferito cambiare sport perché trovo più stimolante andare in bicicletta, perché ti offre la possibilità di girare, di avere un panorama che cambia, fare lunghi giri, anche se ti porta via più tempo, però è molto più divertente, diciamo. Poi fatta in modo dal punto di vista cicloturistico, cioè senza un agonismo sfrenato, si può vivere in modo molto più meno stressante, per cui dà spazio all'amicizia, al dialogo con gli altri, dà molta soddisfazione. Mario Faracco, dobbiamo sottolineare, si caratterizza per una precisione nelle cose che fa, non solo nell'attività sportiva e ludica, ma anche nell'attività lavorativa, e questo è una cosa che ti gratifica. Parlaci invece di quest'altra tua passione, quella per l'astrofilia, come nasce e come la stai sviluppando? Per quanto riguarda la passione per l'astrofilia, astronomica in genere, nasce da lontano, però da circa 10 anni l'ho approfondita dotandomi di attrezzatura capace di portare avanti sia un discorso da appassionato di foto astronomiche, e sia un po' partecipare a quella che sono una ricerca collaborando con astronomi professionisti, cercando di dare quel piccolo contributo, sentirsi partecipi di qualcosa di grande che, se potesse andare in porto, poteva dare grosse soddisfazioni. Adesso ti faccio arrabbiare un poco. Nei nostri numerosi giri abbiamo toccato qualche punto che poteva essere molto, molto significativo dal punto di vista astronomico. Questo Pic du Midi, Mario, dove ti è rimasto? Quando ci ritornerai?
avete perso un'occasione unica, perché potremmo tornare 10 volte là e magari è cattivo tempo. Noi avevamo la possibilità, il tempo a disposizione e il tempo atmosferico a nostro favore, e l'avete buttato a mare, sia dal punto di vista strettamente astronomico, diciamo, perché è un osservatorio importantissimo come sito astronomico, sia dal punto di vista panoramico. Era secondo me uno spettacolo unico con quel tempo là. Siamo a 3300 metri sulla pianura, per cui c'erano 300 km di orizzonte da vedere. E allora permettimi un'ultima domanda invece sulla terza tua passione. Quanto tempo ci è voluto per costruire la tua enciclopedia di spartiti con cui idealizzi i tuoi amici, non solo nei giri ma anche durante l'arco dell'anno, durante le feste che fate? Cioè, io sono dal punto di vista musicale un autodidatta e mi serve soltanto per trascorrere in allegria le serate, quando si crea quell'ambiente e quel momento particolare in cui ci si sente partecipi a cantare quelle scanzonettate che facciamo quando siamo in compagnia, per cui non c'è velleità, chissà che cosa, però è un'occasione, è uno stimolo per stare insieme comunque con gli amici. Ok, grazie Mario, ci siamo permessi un diversivo con Mario Farago. A Domenico Bastaressi invece vorrei chiedere: qual è stato il tuo impegno per questa festa? Ti abbiamo visto preso particolarmente dalla parte, diciamo, tecnologica digitale, per elaborare foto, per elaborare filmati. Hai smosso mari e monti. Ma io appunto ho preparato le foto e i filmini, ma tu poco fa mi ringraziavi. Sono io che ringrazio te e tutti voi per avermi dato questa opportunità, perché ho rivisto i filmini di 20 anni fa, da 20 anni a questa parte, e ho riscoperto degli episodi bellissimi, mi sono divertito molto. Diciamo che ti sta tornando anche la voglia di tornare in bicicletta, che un po' ti aveva abbandonato nell'ultimo anno. Ma no, ma la voglia c'è sempre, anzi spero di riprendere. Soprattutto dobbiamo sottolineare un particolare, perché Domenico Pastoressi, dovete sapere, si sta dedicando in questo ultimo anno alla cura della passione, che non è solo tua ma anche di tutta la famiglia, è vero? Sì, devo dire innanzitutto che non ho forzato mia moglie a venire in bici con me, è stata lei che ha voluto fare questo sport, e la cosa mi rende particolarmente felice, perché condividere la passione con lei è molto bello. Diciamo, è molto bello vedervi la domenica mattina sul lungomare di Praia Mare, quindi è una cosa che ci auguriamo tutti di poter condividere la nostra passione con le nostre donne, però se l'esempio può servire, ben venga. Allora Domenico, ti auguriamo, sappiamo che quest'anno ti riavremo con noi al Giro di Basilicata. Penso proprio di sì, spero fortemente. Ok, grazie.